E ciao ragazzi, ragazze e persone, come state? Spero bene. Di cosa parliamo oggi? Oggi, vabbè, ovviamente non oggi perché cioè, tra poco è mezzanotte. Però tipo avevo voglia di fare questo video adesso, quindi lo faccio adesso perché sì. E allora, questo video volevo mostrarvi un po' tipo i regali di Natale che mi hanno fatto, perché sapete, tipo dopo Natale c'è tanta gente che fa questo tipo di video. A me piace guardarli per vedere cosa, per vedere tipo cosa hanno ricevuto gli altri. Magari mi viene qualche idea per fare un regalo a qualche mio amico oppure a qualche mio parente. E niente, quindi volevo provare a farlo. Se questi tipi di video non vi piacciono, potete tranquillamente saltare questo tipologia di video, non venire poi a criticarmi nei commenti per aver fatto questo video. E per evitare di dimenticarmi di qualcuno, di dire qualcuno, non vi dirò chi ha regalato qualcosa, anche perché non ho bisogno, tra virgolette, di vantarmi dicendo che magari una persona mi ha regalato tipo tantissime cose, oppure una persona mi ha regalato una sola cosa. Quindi non dire i nomi, semplicemente mi mostrerò le cose. E niente. Tranne l'ultima cosa, che tipo la forse si capisce anche da chi. Ovviamente ringrazio le persone che mi hanno scritto per farmi gli auguri, ringrazio i miei parenti, i miei amici per avermi fatto gli auguri. E questo sì, questo è l'importante. Ringrazio anche il mio gruppo scout e i miei capi scout per il bellissimo, come si chiama, il bellissimo campo invernale che abbiamo fatto questi 3 giorni. Davvero grazie tantissimo. Adesso passiamo a farvi vedere i regali. Ah, e ovviamente sigla. Allora, io inizio con il farvi vedere queste che mi hanno regalato i miei genitori, che ne avevo bisogno. Delle bellissime ciabattine bianche, le hanno regalate a me e a tutti i miei fratelli. Questo posso dirvelo, questo qui posso dirvelo perché a loro già avevo chiesto apertamente, quindi tipo questo. E sono stramorbide tutte quante pelosette, e queste qua le uso in casa, mentre le Crocs io le uso anche fuori quando devo magari andare a buttare la monnezza, oppure se ho bisogno di scarpe comode per uscire. Sì, io esco con le Crocs, non giudicate. Poi dopo sempre delle persone molto carine mi hanno regalato questi, perché sanno che io ho la passione per l'incenso. Questo qua l'ho già un pochino usato, ne rimangono 4 e dentro ogni confezione ce ne sono tipo 8, anzi 9, ce ne sono 9 dentro ogni confezione, ho sbagliato. E poi qua ne ho un'altra pronta da utilizzare una volta che sarà finita l'altra. Poi mi hanno regalato questa bellissima candelina qui, che profuma di vaniglia, l'ho già un pochino usata tipo 5 minuti fa per profumare la stanza, però vabbè, ed è stra buona. Poi guardate che, cioè, è stra mini, sembra anche un mini marshmallow un pochino, e sa appunto di vaniglia. Poi un'altra cosa, allora delle persone, tipo una persona che non sapeva cosa regalarmi mi ha mandato dei soldi, quindi tipo ringrazio questa persona, e con questi soldi ci ho comprato appunto questa maschera qua che vi ho fatto vedere nel video del mio ultimo danno, che appunto qua ci devo mettere lo scotch, ed è una maschera in argilla. Poi qua si toglie la plastichetta e c'è tipo la maschera, non so se la vedete. Tanto fa anche un buonissimo profumo, non so descrivere che profumo sia, però è molto buono. E poi si richiude, e questa mascherina di la purifica, tipo l'ho provata sempre nell'ultimo video ed è molto 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 buona. E niente, grazie alla persona che mi ha mandato i soldi, in modo da tipo
poterla prendere. Poi sempre tipo poi sempre sono andato a comprare una cipria perché ne avevo bisogno, che l'avevo finita la cipria. Poi siero viso tonificante di questa marca qua, Cucumber Beauty Routine, che devo ancora provare. E tipo simile, anzi giusto, Cucumber non è la marca Beauty Routine, però mi sa che sarà perché profuma di cetriolo, fammi sentire. E questo c'è scritto anche qua, con estratto di cetriolo. E niente, un siero, per qua invece c'è il contorno occhi, che invece ha l'acido ialuronico. Eccolo qua, se mi chiedete dove li ho presi, sono andato da OVS perché là fanno le cose a poco prezzo, perché io sono un tirchio maledetto. Però comunque so che c'è gente che compra anche là le cose skincare, forse non è proprio consigliabile, non lo so, saprò io se consigliarveli appena li proverò. E niente, e poi dopo sempre con questi soldi ho comprato questo orecchino qui che non si vedrà mai, però vabbè, ho comprato questo orecchino qui che è tipo una spiralina per dilatare. Sì, so che non si dilatano i lobby con le spiraline, ma tipo nel negozio non ho trovato i coni per dilatare. Sì, se qualcuno vedesse, se qualche piercer oppure persone molto informate su questo argomento vedessero questo video, mi fucilerebbero. Però è andata così, voi non fatelo, voi dilatate con i conetti e foratevi i piercing dal piercer, non in gioielleria con la pistola, vi prego, con l'ago, i piercing con l'ago, anche gli orecchini con l'ago, tutti con l'ago. E niente, poi siamo arrivati qua all'ultima parte, in realtà la penultima, perché poi l'ultimo regalo mi deve arrivare a gennaio. Vi mostro la foto di che cos'è, perché ho chiesto io anche quello ai miei genitori. Allora, qua vi dicevo appunto che avreste saputo chi me l'ha mandato. Mi ha mandato questo bellissimo bigliettino il mio amico Giulio, con scritto Buon Natale Ili. Ho scritto Buon Natale Ili e poi sotto si è fermato, ed è stracarino. C'è questo bigliettino qui rosa con le stelline e la pallina arcobaleno e una manina, e adoro. Poi dopo appunto adesso vi metto la foto di quello, di un'altra cosa che ho chiesto ai miei genitori. Perfetto. E poi con i soldini rimasti vorrei andare a comprarmi tipo non so se avete presente, vorrei comprarmi tipo, allora io sto studiando coreano da solo, completamente da solo, e tipo per il momento sto usando Duolingo, però Duolingo non è che lo puoi usare per sempre, quindi mi comprerò con i soldi rimasti un libro di coreano con anche esercizi magari in inglese, perché io le lingue le studio dall'inglese. Se volete poi vi farò anche un video a parte dove ne parlerò. E niente, più o meno sono stati questi i regali. E niente, vi faccio ancora gli auguri e ringrazio ancora le persone che mi hanno fatto gli auguri, che mi hanno regalato le cose eccetera eccetera. Vi voglio tanto bene e voi state con le vostre famiglie, e oppure con i vostri amici o con chi volete, anche da soli se state bene in solitaria. Perfetto, io adesso vado a dormire e buonanotte.